Claudio Martino, che è il responsabile della sede di Roma. Parleranno anche loro, sono molto più competenti di me, però su questo non voglio portare via niente a nessuno. Quindi io vi raccomando una cosa, io lo dico sempre a tutti, guidiamo con prudenza, stiamo attenti a quello che facciamo e insegniamo ai nostri figli, dato che, lasciatemi che lo dica, a scuola noi non ci lasciano andare, perlomeno qui a Vicenza. Perché? Perché hanno detto che è una cosa inutile. A qualcuno l'ha detto, a qualche mamma che ha perso la figlia, gli era proprio detto, guarda, non sappiamo perché. Anzi, sarebbe meglio che fossero i genitori a insegnare ai figli, sono d'accordo su questo. Però una parola detta da un altro forse fa più effetto. Io mi ricordo che quando abbiamo fatto un intervento di 4 ore alla Rossi di Vicenza, ho preso un ragazzo e ho detto, tu hai il motorino, sì, e porti il casco, sì, bene. Ce la fai a venire sul palco? È venuto, ho detto, bene, adesso sei nel palco, se riesci a saltare, sì, lo fanno, è saltato, perfetto. Poi di salire di nuovo, sì. Invece adesso di saltare con i piedi, salta con la testa. E no, mi faccio male, vedi. Questo vuol dire non portare il casco. Queste sono anche le piccole cose che purtroppo sono, si possono insegnare ma non sono recepite. Quindi nella scuola io insisterei una cosa, di fare perlomeno non un'ora all'anno, non serve niente un'ora all'anno, ma almeno 10-15 ore all'anno, sì. Ok? Quindi mi raccomando, io adesso finisco con una frase che ho trovato nel diario di mia figlia. Nessuno muore se resta nel cuore di chi vive. Grazie.